Buongiorno miei cari concittadini, buona domenica, buon 4 giugno. Siamo ancora in campagna elettorale, mancano pochi giorni al fatidico voto dell'11 giugno. Abbiamo assistito a vari comizi, abbiamo assistito alle correttezze, scorrettezze, abbiamo parlato anche di spazi elettorali, abbiamo parlato di palchi, quello che Creazzo non ha rispettato, cioè un'amministrazione deve acquistare il palco deve essere di proprietà del comune e servire proprio per i servizi elettorali. Ma quei palchi per i servizi elettorali, dovete pensare che c'è una differenza tra una lista e l'altra, e qua si differenziano i candidati e qua si differenzia la lista. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi come bene comune, quando finiamo il comizio, raccogliamo i nostri manifesti e lasciamo tutto pulito. Andiamo a vedere da giorno 2 giugno, dal comizio in piazza Matteotti, cosa ha fatto la lista Leali per il paese. Se questa è una lealtà, me lo dite voi. E questa non è una cosa che abbiamo preparato noi, come dicono che abbiamo preparato, che noi facciamo i video e prepariamo già le cose. Noi non prepariamo un bel niente. Ci troviamo in un mercato domenicale, ci troviamo in una piazza del mercato, piazza Giacomo Matteotti, andiamo giù a vedere cosa. Questo è il palco elettorale. Su questo palco il sindaco Creazzo il 2 giugno fece il comizio, parole, solo parole, numeri di opere pubbliche. Qua c'è una delibera e questa è la realtà. Quando vuole venire a fare sto confronto faccia a faccia, che venga, perché la gente deve sapere le verità, perché lui non dice tante verità. L'altra verità che vi voglio far notare è questa, il quadro. Tanti manifesti suoi in frantumi qua, lasciati sul palco e andati in frantumi. In una piazza, guardate cosa hanno lasciato, poi mi parla di differenziata e lascia queste cose così. Questo è il senso civico del dottor Creazzo e della sua lista, lasciando i manifesti appesi, frantumandoli e lasciandoli qua. E non manda nessuno, ci sono i suoi manifesti per terra. Vi ricordate le elezioni scorse che ha tappezzato tutto il paese e poi mandò gli operai comunali a pulire? Anche qua manderà gli operai comunali, si servirà di loro, loro sporcano e poi si servono del personale, perché loro non sanno che la pulizia è la prima cosa. Leali, ecco qua. Leali, se questa, caro sindaco, è lealtà, lei non è affatto leale, né con la differenziata né con i cittadini. Queste cose non si lasciano in campagna elettorale per terra. Guarda, inquadra quello che c'è, bottiglie di Coca-Cola, c'è di tutto e di più. Io vi saluto, sono sempre quello che dice la verità, sono sempre da parte dei cittadini. Futuro assessore all'ambiente, questo da noi non avverrà mai. L'11 giugno un solo voto per il bene comune con Dominique Forgione sindaco, Mimmo Rositano assessore, protezione civile, illuminazione pubblica e ambiente. Una garanzia per tutti voi. Votatemi. Arrivederci.